È stato celebrato nella sua torraca dai suoi concittadini il nuovo campione del mondo di fisarmonica diatonica categoria senior Alessandro Bruno. Giovanissimo, a soli 19 anni e già con all'attivo diversi allievi e successi, ha conquistato l'importante titolo al trofeo Confederazione Mondiale di Fisarmonica che doveva avere luogo a Tianjin in Cina, ma che a seguito della guerra tra Russia e Ucraina e delle tensioni internazionali si è svolta sul web attraverso le esibizioni degli artisti in collegamento. Alessandro Bruno è riuscito ad imporsi su tutti con i suoi virtuosismi e i suoi ritmi. A comunicargli la vittoria nelle scorse settimane è stato il presidente della giuria Frédéric Deschamps, valente fisarmonicista francese. Mercoledì poi la festa nella sua torraca, dove Alessandro ha donato la sua straordinaria abilità per far ballare e divertire quanti sono accorsi a festeggiarlo presso il salone del centro polifunzionale. Il 19enne studia musica e beni culturali a Roma presso l'Università Tor Vergata. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica a 3 anni quando gli fu regalato un organetto giocattolo. A 8 anni gli inizi veri e propri con il pluripremiato maestro Pietro Paolo Antonucci, la partecipazione a vari concorsi e la prima vittoria a Scalea al Festival del Tirreno nel 2014. In seguito 9 vittorie assolute che gli hanno spianato la strada per vincere il trofeo mondiale. Durante la festa a lui dedicata, il sindaco Domenico Bianco gli ha consegnato un riconoscimento per aver rappresentato la comunità ai campionati mondiali, portando il nome di Torraca sul tetto del mondo.